Preparazione dei materiali, dei pini. Pino raccolto, come trattarlo? Allora, l'abbiamo fatto attecchire tutto quanto, a un certo punto va alleggerito. Dobbiamo scegliere le forme. È il primo step da fare. E poi, per poi dimenticarselo per un determinato periodo. Perché? Perché deve ancora irrobustire e fare radici. Allora, cosa faremo? Ora abbiamo fatto un periodo in cui abbiamo lasciato vegetazione che tirasse linfa e consentisse di fare le radici. Adesso andiamo a togliere tutto il superfluo e iniziare a lasciare quel ramo, due rami, tre rami che ci serviranno poi presumibilmente per un progetto. Non sappiamo quali rami ci serviranno, beh, comunque iniziamo a tirar via ciò che è superfluo. Tutto il superfluo andremo a tirarlo via, lasceremo ciò che magari potrebbe servire, un domani faremo un'altra selezione. Quindi, a mio avviso, da qua difficilmente ci uscirà una cascata e qualora ci uscisse una cascata, non mi piacerebbe. Ecco, non è lo stile che voglio per quest'albero, quindi me lo posso anche personalizzare. Già, lo stile che mi fa schifo, vado e lo tolgo. Ok, benissimo. Abbiamo lasciato una serie di rametti minori. Lasciamo anche questo, via. Riponiamo. Eliminata la parte grossa, gigantesca, alleggeriamo questi rametti che vanno lontano, quindi senza stare a strafare, cerchiamo di togliere ciò che veramente è leggermente di troppo, o va un po' troppo lontano o cade in basso. Abbiamo eliminato i rami, adesso cosa fare? La corteccia del pino rimane tanto tempo, allora dobbiamo iniziare a far sì che questa si distacchi. Cesoia, Monconi, inizio a lavorare. Non uso né lame né niente, in modo tale che il lavoro sia grezzo, e non abbia quell'effetto di spianamento della vena sul legno. Una volta fatto il primo step, osserviamo, vediamo quali sono le qualità del nostro albero e vedremo che la nostra fantasia si libera ancora oppure che avremo preso la consapevolezza e decideremo di eliminare ancora qualcosa. Ad esempio, io questo bananone che lo volevo tenere di scorta oppure avevo in mente anche un altro progetto per tenere la pianta un pochino più verticale, ho deciso che non lo voglio più. Adesso senza. Ora anche col moncone ripulito. E questa è la base del nostro tronco. 25 cm di piede e tutto si costruirà con la parte alta. Il nostro materiale pronto per essere coltivato per qualche anno e poi essere chiaramente stilizzato. Piede molto imponente. La corteccia da brontosauro. Queste sono le qualità che un domani vorrò mettere così in vista in questa pianta, in questo mio bonsai. Questo è il punto focale che mi piacerebbe dare perché veramente, se si riesce a vedere, è veramente qualcosa di molto molto bello. Qua ho sufficientemente rami alti. Ho tenuto molta roba in modo tale che potrò fare delle scelte, ho ancora tanti rami da cui scegliere per poter scendere e ricreare una vegetazione. La vegetazione è molto molto forte, varietà stupenda, molto molto forte. Like e condividete.